Siamo a Firenze in occasione del 45esimo congresso di cardiologia dell'ANCO e in tale occasione abbiamo incontrato il professor Alessandro Boccanelli, già direttore di malattie cardiovascolari del San Giovanni della Dolorata di Roma. Professore, senta, vorremmo parlare con lei del centro regionale di teleconsulto e della trasmissione ECG nell'infarto del miocardio acuto. Cosa ci può dire in riferimento a questi centri? Ma intanto la teletrasmissione dell'elettrocardiogramma nell'infarto miocardico acuto serve per guadagnare tempo. La possibilità di guadagnare tempo è soprattutto nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il paziente chiama il sistema di soccorso e il momento in cui arriva nell'ospedale più attrezzato per poterlo trattare. In itinere, quando un'ambulanza va al paziente con dolore toracico, può teletrasmettere l'elettrocardiogramma ad un centro di ascolto della centrale operativa del 118 e ad una unità coronarica di riferimento. Viene fatto rapidamente un teleconsulto a tre tra l'operatore dell'ambulanza, la centrale operativa del 118 e il cardiologo che funge da consulente dell'unità coronarica. E si decide dove vada portato il paziente, non all'ospedale più vicino ma al più attrezzato per curarlo nel migliore dei modi. In questo modo abbiamo visto che per soccorrere l'infarto si risparmiano fino a 40 minuti, perché poi quando arriva il paziente nel pronto soccorso che lo aspetta, salta il pronto soccorso, va direttamente o in unità coronarica o nella sala di emodinamica dove viene riaperta la coronaria che si sta chiudendo, e questo significa guadagnare una quantità di tempo che è quella appunto 35-40 minuti, che è vitale se si pensa che in quella prima ora succedono i più grandi disastri dell'infarto miocardico. Quindi non soltanto si salvano delle vite, ma si salva anche il futuro del paziente nel momento in cui, salvandosi muscolo cardiaco, il paziente non andrà incontro a problemi come scompenso cardiaco. Perfetto, professore, quindi è cambiato molto riguardo alle tecnologie, ma è cambiato anche qualcosa nel miglioramento del trattamento, visto che i pazienti vengono trattati molto prima e in maniera molto più efficace. Guarda, quello che ha migliorato soprattutto è la terapia organizzativa dell'assistenza, la chiamiamo così, terapia organizzativa, perché proprio grazie ad una migliore organizzazione si riesce a salvare la vita. Dopodiché, ovviamente, come dice lei, è migliorata la tecnologia, cioè si può adesso intervenire mediante angioplastica, cioè dilatazione della coronaria che si sta chiudendo, con stent sempre più sofisticati, disponiamo di farmaci capaci di mantenere aperte le coronarie sempre più efficaci, tanto è vero che la mortalità per infarto, che in epoca pre-coronarica era del 30%, attualmente in ospedale è dell'1,8%. Professore, ci può dare qualche informazione sugli orizzonti, su cosa, dove andremo a finire, dove state puntando, su cosa state puntando ora per questo centro? Ci sono degli sviluppi ulteriori? No, diciamo che gli sviluppi ulteriori sono di poter fare in modo che le ambulanze diventino un luogo di cura, non soltanto dei mezzi di trasporto. Quindi già in ambulanza si potrebbe fare quello che si chiama trombolisi preospedaliera, cioè dare dei farmaci che servono per sciogliere il trombo. In molti paesi nel mondo già questo viene praticato ed è un passaggio futuro e futuribile. Il problema è soltanto quello di poter disporre di personale medico all'interno delle ambulanze. Non sempre questo è possibile, e per cui non si possono delegare degli atti medici a personale che non è medico. E quindi diciamo che problemi organizzativi ce ne sono, ma poco a poco verranno superati.